Allora, dopo Maurizio, lui viene da Girifalco, Maurizio Lagelli con Mi Sarvau l'amore. Maurizio, siamo in quantità maggiore. Eh sì, in Maurizio siamo in quantità maggiore. Ecco il microfono, ce l'hai, se no la trovi lì. Mi sanau l'amore. Tu parli e io ti arricchio, cara mia, e riesco de marmo quando vedo Dio. Sii bella, sii contenta, sii graziosa. Chi mi si apre la porta del cuore e non mi resta chiusa. Sii la chimera che ogni uomo ti vorrei avere, e mostace con tia della mattina alla sera. Non mi stanco mai, mo ti tengo la mano non c'è la mia, che passiamo le ore insieme la tua compagnia. Passeggiamo per le viali e la gente ne guarda rimessa, ed io della contentezza non stavo c'è la cammessa. Quando ne passavo, le labbra tue sono morte come la seta. Tu sei il mio vanto, sei la mia bella e dolce zita. Assieme ridimo e ne facciamo discorsi di ogni cosa. E ogni tanto, bella mia, ti regalo una profumata rosa. Ti raccoglio un cialomiglio prato fiorito e sono orgoglioso che sogno lo tuo zito. Non mi importa che mi pungio con le spine o che posso cadere a non ti cuoglio le paparini, che tu cambieri la luna e lo cielo stendato, che mi agisti sano dopo che più amore catti malato. Grazie. Volevo. Bravo Maurizio, vai. Volevo solo dire una cosa. Anche due. Prima di tutto grazie per. Vieni qui, vieni, non stare sullo strano, vieni qui, vieni qui. Mi coprivo la faccia. No, non ti preoccupare. Bravo, bravo. Facciamo stare olio. Prima di tutto, ho l'articolo Ille, visto che siamo in ambito letterario. Prima di tutto, grazie, come dice il signor Maurizio, grazie, ma grazie per l'amore, prima di tutto per l'amore, e spero che ci sia sempre amore fraterno, l'amore che ci unisce, amore, e mi sanavo l'amore, in italiano per, mi dispiace per chi non capisce il mio dialetto, mi ha guarito l'amore. Mi sanavo. Mi sanavo, mi ha guarito. Che è molto simile al siciliano. Mi ha salvato l'amore. Sì. Quindi benvenga quando l'amore sana e non ammala. Bravissimo. Viva l'amore per bravo. Te. Bravo. Ti prego Giuseppino Grossi. Ok. Niente, sì. Grazie, grazie a tutti. Perfetto. Allora, dopo Maurizio Locelli c'è Orietta Bellomo che viene da Latina, però ha delegato con Te amo come sei, Anna Francesca La Rosa. E ti premia Pasquale Ernoni che è arrivato fresco fresco, il nostro produttore cinematografico. Vieni, vieni Pasquale. Posso dire? Sì. Ovviamente la poetessa Orietta Bellomo ringrazia la giuria
ed è comunque emozionata di aver avuto questo premio, anche se per motivi suoi purtroppo non può essere qui, e io sono onorata di ritirare il suo premio. Grazie. Il premio Pasquale Annone, il nostro produttore cinematografico. Ok, al centro. Sì, con bacio senza bacio. Ma come vuoi tu? Con bacio, con bacio. Ci conosciamo come. Sì. Allora al centro, un pochino al centro. Ecco. Posto. No, dove va? Aspetta. Pasqua, rimani due secondi che ti facciamo. Ti spendiamo due parole. Ah, sì, ok. Grazie. Perfetto. Due parole su quello che stai facendo ultimamente, dai, così le informiamo le persone, non so. Ultimamente su Rai 1. È stato mandato sul canale 1 il film su Franco Califano, una fiction, e poi Mameli, due prodotti che abbiamo fatto con la Pepito Produzione, quindi al signore a breve invece andrà sul grande schermo il film che abbiamo finito di girare a Cosenza dal titolo Mani Nude, e il protagonista è Alessandro Gassman. Quindi, e niente, a breve inizierò, sto cercando di convincere Agostino a girare tutte e sei le puntate per Rai 1, perché io da buon calabrese devo tirare acqua al nostro mulino, quindi di girare tutte e sei le puntate qui nel Pollino calabrese e non in quello lucano, non perché non sia bello, ma girare per 18 mesi e dare da lavorare a 600-700 persone, insomma, io credo che faccia piacere. Niente, poi come al solito il film che ho fatto, io ogni anno faccio un film per il sociale, l'ultimo l'abbiamo fatto a favore della donazione degli organi, e questo film parteciperà ai David di Donatello, i protagonisti sono Lucia Rossi, mio fratello Marcello Arnone e... Ricordiamo chi è Marcello Arnone, no? Ah, vabbè, Marcello Arnone La Piovra è il cattivo del cinema italiano, ma è un buon giocatore, è l'aspetto fisico che lo fa apparire cattivo, ma se no lavorano sempre in coppia lui e Tony Sperandeo. È stato odiato moltissimo perché nella Piovra è quello che ha ammazzato Raul Bova, il capitano Bova. Niente, sto lavorando a due progetti, uno di questi è sempre per il sociale e sarà dedicato all'autismo, lo sto finendo di scrivere in questi giorni. E io cosa devo dire? Chi fa il mestiere che faccio io ruba molto a loro signori, perché si sa, un buon film nasce da una buona storia. Da una bella storia, logicamente viene rielaborata perché la sceneggiatura è un po' diversa dal romanzo e per questo bisogna saperlo leggere, ma le idee partono tutti da Rossino. Grazie. Grazie a te Pasquale. Non andare via che qui ti facciamo premere qualche altra persona, ok? Tanto sei arrivato adesso. Ok, allora passiamo. Roma e Giulietta. Ecco, e poi facciamo lo sacchetto con Matteo. Dov'è Romeo? Per questa ultima. Per questa ultima poesia di Romeo e Giulietta, vai. Prendi il microfono. Mi devo calare in una parte. Mi devo calare in una parte. Vai. Vai.
un'immaginazione più ricca di sostanza che di parole e orgogliosa della sua essenza più che di ogni abbellimento esteriore. Solo i poveri possono contare le proprie ricchezze, ma il mio amore è giunto ad un livello tale che io non posso contare neanche la metà delle mie ricchezze. Dove vige l'età, il cielo, ed ogni gatto, cane, topo, ed ogni essere vivono qui, che possono ammirare Giulietta, ma Romeo no. C'è più rispetto per le mosche che volano su un animale morto che per Romeo. Esse possono posarsi sulla candida mano di Giulietta o rubare una gioia eterna alle sue labbra, ma Romeo non può, è esiliato. Tutte queste gioie possono sottrarre a lei le mosche, mentre io devo sottrarmi a queste gioie. Giulietta e Romeo ringraziano per la cortese attenzione, grazie. E io avevo un attestatino per voi, ok? Grazie. Allora, fatemi andare così, chiudete il... Buonasera a tutti. Allora, Matteo, aspetta un attimo che qui, poi facciamo lo stacchetto. Ok, così passiamo avanti. Allora, passiamo alla sezione... No, aspetta. Sezione A. La signora Marisa Luberta ci perdoni, facciamo l'intermezzo. No, fra poco passiamo a lei, che c'è un'altra ospite che ci delizia con le sue poesie, scritte appositamente per questa occasione. Quindi... Ah, siamo curiosi di sentire queste poesie. Allora, lei viene da Castellarano, Elena Righi, Castellarano, provincia di Reggio Emilia, eterna sete d'amore. Buonasera a tutti. Prigioniera di quei giorni, tra la mare e il troppo. Eterna sete d'amore. Prigioniera di quei giorni, tra la amara realtà e il fascino della fantasia, senza limiti di tempo, oltre gli orizzonti eterei, i miei pensieri danzavano leggeri come foglie al vento gentile. Sospeso nella melodia serena della mente, il cuore batteva senza sosta. Schiava di pulsioni delicate, nell'ombra lontana dei ricordi, tracciavo contorni di incertezza. Tra sospiri di piacere, tentazione e mistero, ai ritmi pacati di un corpo vibrante, le nostre anime si perdevano a volte in un abbraccio soave. Irrefrenabile evasione, condannata a sentimenti senza fine, quel dolce richiamo, quella sete di te, un desiderio infinito, eternamente, per sempre. Bravissima Elena, ti premia Teresa Esposito. Ok. Al centro. Ok, dall'altro lato un attimo. Grazie ad Elena Righi. Lui viene da Salerno, Alfonso Gargano, La brezza serale. Vai Alfonso. Stavolta sono io. Sì, sei tu.
vai alla Gio, passateci il microfono. L'ho portato io il foglio. L'ha portato lui il foglio, ok, perfetto. E buonasera a tutti, grazie alla Giulia Onzato chiaramente di essere impegnato. La brezza serale. Solca le onde la serale brezza, teneramente, come una carezza. Ondeggia nell'aria d'intorno, ravvisce il calare del giorno. Interroga la luna splendente, accarezza un amore nascente. Origlia le loro frasi d'amore, leggiadre e nate dal cuore. Eterno amore sussurrato al vento, giurato l'un l'altro con sentimento. Gelosi baci sulle labbra danzano, emozioni nella mente cantano. Nel firmamento le stelle brillanti declamano versi agli amanti. Aneliti e sospiri amorosi dondolano d'intorno armoniosi. La brezza accompagna le ore, nella notte regna l'amore. Alfonso, ti premi a Giuseppina e René Groccio. Un altro prodotto del nostro territorio, Gennaro Segreto, da Fuscaldo, una canzone per te. Vai Gennaro, vai. Pure tu te la sei portata. Vabbè, ma ce l'ha. Vabbè, non ti preoccupare. Il microfono, Gennaro. Ok, vai. Buonasera a tutti, mettetevi in chiaro. Vorrei ringraziare prima la competente giuria e il presidente che ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscerlo stasera. E la mia poesia è una poesia d'amore, una poesia che un qualcosa che succede fra due persone che si stanno per innamorare e può succedere anche all'interno di un'auto, quindi una classica poesia vera che io, ecco, è una canzone per te. Ricordo quell'istante integrante, quella sera casolinca, fummo teneramente sull'altura costa, immersa nel sottostante mare, in auto, con occhi fissi verso l'oscuro orizzonte, tra lumeggiante luna a illuminare movimentate onde, come morbide piume bianche, addolcendo pensieri timidi e confusi. Scelsi una canzone d'amore per infiammare il cuor suo e nell'amato silenzio della sera, con occhi socchiusi, ascoltammo con sentimento steso. Per nulla al mondo avrei troncato quel lampo così tenero e profondo che bene fece all'anima mia presente. Poi lei, presa da impulso forte, verso di me si voltò, guardandomi negli occhi, mi chiese con gentil voce se io fossi innamorato della sua anima in attesa. Le risposi con fermezza che la sua anima vivente dentro di me trovavasi e canzoni degne di tanto amore le dedicai. Grazie. Gennaro, ti premia Gio Condoleano.
complimenti. Grazie. Grazie Gennaro. Dopo Gennaro lui viene da Cosenza, Mario Maio, L'amore mio per te. Ecco, finalmente ci sei tu. Tu non te la sei portata la poesia? Certamente. Ah, pure tu. Insomma, che lo faccio fare questa cosa lì? È perché ho visto che... No, no, qui non si perde niente. No, sì. Allora. Siamo in tanta, allora, in verità, io... Tu te la porti. L'amore mio per te. Sì. Comunque, ho mantenuto il punto. Innanzitutto vorrei ringraziare la giuria per l'apprezzamento che hanno avuto i miei versi. Una poesia d'amore. È una poesia d'amore che ho dedicato a mia moglie, in quinta fila. È diverso tempo fa. E le ho scritto, eccola, che sta facendo la fotografia. Quello che non ho... che non riesco a dire, che non riusciamo a volte a dire noi uomini alle donne. Lo traduci in poesia? Te lo dico in poesia, ti faccio questa dichiarazione stasera. Che bellissimo messaggio. Veramente un bellissimo messaggio d'amore, veramente. L'amore mio per te è quello che io sento muto dentro il cuore, nei segnali, in un gesto senza far rumore, e il silenzio quando a te sono vicino, la mancanza quando tu mi sei lontano, e il percepire far mio il dolor che a volte ti pervade, e cercare l'odor della tua pelle in una stanza vuota, il sentire la tua voce diffusa dentro casa, e raccogliere il tuo sguardo che rinasce nei miei occhi, e il timore che tu possa salire a carezzare le stelle senza me. Così io t'amo, perché non potrei diversamente amarti. Ma che bellissima dichiarazione d'amore! La sento di essere proprio super fortunata ad avere questo marito così. Benissimo. Diglielo ancora, è super fortunata, ecco, perfetto. La signora è svenuta, ha detto, no, quasi. Allora, ti premi al Viradodoro che ti incorona. Beh, ecco qui. Così anche una fotografia con una bella. Ecco, perfetto. Tua moglie si gelosisce. Dalla dichiarazione passiamo alla gelosia d'amore. Ecco. Grazie. Allora, dopo Mario Maio c'è Rosario Pasconi che viene da Angri, viene, non c'è, però ha delegato Emilia Valenzano con una storia vera. Ma la declami pure tu? No, ok, perfetto, ti premio io praticamente. Non ti premi, non mettiamo così che sennò facciamo vedere. Così Rosario è contento. Grazie. Allora. Sì. Laura Donato. Canto d'amore. Rende. Ecco. La nostra ricercatrice del CNR, ok, è spuntata. Allora, ti diamo il microfono. No, la poesia. Non è finalmente una che non è la poesia. Buonasera. Mi serve un microfono a me, dammi il microofono lì. Giusto, sì. Vabbè, per aiutare a seguire? No, a seguire.
È un canto d'amore, la classica poesia. Microfono. Chiamava Romeo e Giulietta. Canto d'amore. Prendiamoci per mano e andiamo più lontano. Coltiviamo insieme la nostra vigna della vita. Parliamo ancora d'amore nel buio della notte. Regaliamoci una nenia sulle note del rispetto. Tu hai bussato forte alle porte del mio cuore. Io ti ho lasciato entrare senza alcun indugio. E poi ti ho accolto dolcemente tra le braccia, mentre l'alma mia sentivo vibrare già per te. Tu abbracciami di più e scalda le sue stanze, riempile con me di tutto ciò che ci appartiene. Lasciamoci sorprendere da passioni condivise, e ancora splendere saprà il sole quando è sera. Sorridono già occhi che fieri raccontano di noi, di un dipinto in prospettiva tra colori caldi e freddi, di un viaggio straordinario tra le frecce di Cupido, del nostro canto libero tra le volte infinite dell'amore. Bravissima, bravissima. Ti premia Giuseppe Scotti, il nostro consigliere regionale di tutte le proloco di Calabria, giusto che te lo pensi? Ecco, sempre Giuseppe Scotti. Questa la vuoi indossare? Sì, grazie. Col bacio sinistro. È matto di un giorno. Grazie a te. Dopo Laura Donato, piccolo sacchetto di Matteo Fiore, quasi 17 anni, quasi. Cosa ci canti adesso? E i due particolari. Di... I due particolari, vai. Sempre.